Benvenuti anche oggi sul mio canale. Allora, oggi vi faccio vedere come realizzare questa borsa semplice da fare per una mano ovviamente un po' più esperta. Per chi è principiante potrebbe trovare delle difficoltà, però basta che stia attenta alle istruzioni, insomma, i punti sono abbastanza semplici. Allora, la borsa è lavorata, vedete, con laterale fondo e con praticamente due pannelli, uno sul davanti e uno ovviamente sul dietro. Io ho realizzato anche dei manici, vedete qui, direttamente sulla borsa. Ovviamente anche i manici potete farli di una misura più lunga se volete evitare di mettere poi la tracolla. Io ho anche realizzato, vedete, questa decorazione che poi in questi giorni vi faccio vedere come realizzarla. Questa decorazione è molto molto versatile perché a parte farla insomma come decorazione per borsa, ma possiamo fare anche dei sottobicchieri, dei cuscini, anche dei cuori imbottiti, quindi insomma possiamo veramente fare di questa decorazione quello che ci piace di più, insomma, quello che la nostra fantasia ci può suggerire. Allora, io per il materiale vado ad usare sempre il cordino Swan Black della Filati 3 sfere. Nel box informazioni, come vi dico sempre, vi metto i link per acquistare gli eventuali materiali se non avete ancora oppure non sapete insomma dove poterli acquistare. Online ci sono diversi cordini. Vi posso dire che questa borsa la potete realizzare ovviamente con tutti i materiali che con ogni materiale che preferite. Chiaramente il cordino si presta meglio per le borse perché è un pochino più rigido. Però vi ripeto, insomma, potete ovviamente realizzare questa borsa come preferite. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Inoltre, attivare la campanella così vi arriverà la notifica ogni volta che io pubblico un video. E inoltre di mettere mi piace così aiuterà l'algoritmo di YouTube. Detto questo, passiamo al tutorial. Allora, per il nostro tutorial, io vado ad usare questo cordino Swan Black turchese. Allora, io per il mio cordino vado ad usare l'uncinetto sempre 3,5 e inizio la lavorazione con un nodino all'uncinetto e inizio a lavorare 11 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 catenelle. Fatte le nostre 11 catenelle, non faccio altro che entrare nella catenella subito dopo e lavoro una maglia bassa. Entro in quella ancora subito dopo e lavoro una maglia bassa. Di nuovo entro nella prossima e lavoro una maglia bassa. Quindi andiamo a lavorare delle maglie basse fino ad arrivare alla fine della nostra catenella. Lavorate, vedete, tutte le nostre catenelle a maglia bassa, questo sarà il risultato. Adesso a questo punto io realizzo una catenella per girare il mio lavoro. Qui ho, vedete, la catenella per girare. Entro nel punto subito dopo e lavoro una maglia bassa. Di nuovo entro nel punto subito dopo e lavoro una maglia bassa. E lavoro una maglia bassa fino alla fine della mia riga. Arrivo nell'ultimo punto e lavoro l'ultima maglia bassa per questa riga. Adesso di nuovo una catenella, giriamo il nostro lavoro, ci troviamo in questa maniera qui. Qui ho, vedete, il punto che ho lavorato, quindi entro in questo punto qui. Quindi non entro subito in questo, ma entro in questo punto qui e lavoro la maglia bassa. E adesso vado a proseguire ovviamente con le mie maglie basse fino alla fine della mia riga. Arrivo quindi, vedete, alla fine della mia riga, di nuovo una catenella, due
giro il mio lavoro. Qui è dove vedete ho realizzato la catenella e quindi è il primo punto praticamente. Entro in quello dopo e lavoro una maglia bassa. Quindi adesso non facciamo altro che realizzare delle righe di andata e ritorno a maglia bassa fino a raggiungere l'altezza che noi desideriamo. Io adesso vado a proseguire un tot di righe e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora ragazze, come potete vedere, io ho proseguito il mio laterale, ovviamente è bello lungo perché questo sarà sia un laterale ma anche ovviamente il nostro fondo. Quindi noi andiamo a proseguire per un totale di 138 righe. Quindi vedete, io conto le righe 2, 4, 6, 8, 10, 12 e così via. Quindi lavorerò 138 righe in tutto. Più ne calcolerò una, vedete, quindi 139 totali, perché qui al centro, siccome le maglie saranno dispari, io dovrò praticamente tener conto che qui al centro bisogna mettere una maglia in più. Quindi vado a lavorare 139 righe, ok? Fatte le mie 139 righe, vado a misurare in centimetri e la lunghezza totale in centimetri è 84 centimetri. La larghezza invece sarà di 7 centimetri. Ovviamente vi dico già che se volete farla più grande non c'è nessun tipo di problema, cioè basterà praticamente fare più catenelle iniziali e quindi ecco qua, ve l'ho anche misurata, quindi 84 centimetri è la nostra lunghezza, ok? Adesso dobbiamo andare a proseguire. Prima di proseguire, io faccio questa lavorazione qua. Vado a mettere già dei marcapunti, vedete? Perché metto dei marcapunti? Perché praticamente voglio già mettere il segno a quelli che saranno i nostri laterali. Quindi conto 44 righe e vado, vedete, a mettere il mio marcapunti. E faccio la stessissima cosa anche di qua, conto le mie 44 righe e vado a mettere il marcapunti. Al centro io avrò 51 righe. Fatto questo, noi ci troviamo in questa maniera qui. Io qui ho, vedete, il punto dove ho realizzato le mie righe. Adesso non faccio altro da questo punto qui in poi, quindi ho lavorato l'ultima maglia bassa, vedete qui. Entro di nuovo dove ho la maglia bassa. Ovviamente tenete presente che noi finiremo il nostro giro, quindi la nostra lavorazione totale, qui dove abbiamo praticamente iniziato. Quindi mettiamo un marcapunti per non confonderci. Entro, vedete, nel punto subito dopo e lavoro una maglia bassa. Quindi per ogni riga, vedete, andiamo a lavorare praticamente delle maglie basse. Entro qui nel prossimo e lavoro una maglia bassa. Di nuovo, vedete, entro qui nel prossimo e lavoro un'altra maglia bassa. Nel prossimo lavoro un'altra maglia bassa. Nel prossimo un'altra maglia bassa. Quindi andiamo a lavorare una maglia bassa, vedete, in ogni riga, fino ad arrivare qui dove abbiamo l'angolo e ci giriamo insieme. Allora, arrivo, vedete, alla fine della mia riga, entro qui nel prossimo punto e realizzo due maglie basse, una e due. Quindi in ogni angolo andrò a lavorare due maglie basse e vado a proseguire fino alla fine. Quindi arrivo, vedete, alla fine dove devo girare per andare a lavorare l'altro laterale, entro all'interno e vado a lavorare di nuovo due maglie basse, una e due. Quindi una e due. Entro, vedete, nel prossimo punto che è la riga che ho lavorato e lavoro una maglia bassa. Di nuovo entro, vedete, nel prossimo punto e lavoro una maglia bassa. Qui ho l'altra riga,
entro e lavoro un'altra maglia bassa. Quindi andiamo a proseguire quest'altro laterale, arriveremo di nuovo, vedete, nell'angolo, lavoreremo due maglie basse fino a dove abbiamo chiaramente iniziato, fino al marcapunti. Quindi adesso vedete, arrivo dove ho il mio marcapunti, lo tolgo ovviamente, entro nel punto, lavoro l'ultima maglia bassa, tiro il mio filo, io ho lasciato un po' di filo abbondante per l'eventuale cucitura. Entro, vedete, con l'uncinetto da dietro, in questa maniera qui, e prendo il mio filo. Così. Adesso entro qui, vedete, quindi entro anche in questo anellino, al centro, così. Guardate bene, prendo il filo e lo porto dietro. Ed ho chiuso, quindi vedete la mia lavorazione. Quindi fatto questo, noi adesso abbiamo preso la misura in modo che i laterali ovviamente siano della stessa altezza. Ok? Quindi fatto questo lavoro, possiamo andare a proseguire a lavorare il nostro pannello. Allora, ragazzi, iniziamo sulla parte, vedete, frontale. Quindi iniziamo da qui. Da destra verso sinistra la nostra lavorazione. Quindi tolgo, vedete, il mio marcapunti, entro in questa maniera e vado solo per questo giro a lavorare, vedete, in coste, quindi entro al centro in questa maniera. Quindi vedete, questo è il punto, io entro al centro così, prendo il mio filo e inizio a lavorare legandomi ovviamente con una maglia, una catenella. Entro nel prossimo e lavoro una maglia bassa. Entro nel prossimo e lavoro una maglia bassa. Andiamo a lavorare ovviamente in coste, quindi prendiamo, vedete, solo la solina esterna entrando al centro e lavoriamo delle maglie basse in coste per questa parte centrale fino ad arrivare al nostro marcapunti. Quindi vedete, arrivo dove ho il marcapunti dall'altro lato, lo tolgo ovviamente e vado a lavorare di nuovo la mia maglia bassa in coste, l'ultima per questo giro, una catenella e vado a girare ovviamente il mio lavoro. Adesso dobbiamo andare a iniziare la nostra riga di punto nocciolina. Quindi io sono, vedete, in questo punto qui, entro di nuovo nello stesso punto, quindi ci entro di nuovo, prendo entrambe le asole e lavoro una maglia bassissima. Su questa maglia bassissima vado a mettere il mio marcapunti per non confondermi e lavorare anche la catenella che ho girato. Quindi metto il mio marcapunti così, per non confondermi, ok? Dove ho fatto praticamente la maglia bassissima. Filo sull'uncinetto, entro nel prossimo e lavoro una maglia mezza alta. Entro nel prossimo e lavoro una maglia bassissima. Filo sull'uncinetto, entro nel prossimo e lavoro una maglia mezza alta. Entro nel prossimo e lavoro una maglia bassissima. Filo sull'uncinetto, una maglia mezza alta. Quindi vado a lavorare una riga alternando una maglia bassissima e una maglia mezza alta fino a dove praticamente abbiamo l'ultima lavorazione. Quindi vedete, arriviamo nell'ultimo punto che magari è un po' difficile da individuare, quindi potete mettere anche un marcapunti se pensate di non individuarlo. Però rendetevi conto che voi avete iniziato con una maglia bassissima e dovete terminare con una maglia bassissima. Quindi io arrivo, vedete, qui ho la mezza maglia alta, entro nell'ultimo punto e lavoro la mia maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso una catenella, giro il mio lavoro e devo, vedete, andare a lavorare un giro di maglie basse. Quindi io mi trovo così e qui vedete ho subito il punto dove ho girato. Devo entrare subito in questo punto in coste, quindi entro, vedete, prendendo solo la solina dietro,
al centro e lavoro una maglia bassa. E qui vado a rimettere il marcapunti, perché così non vi confondete, perché la lavorazione a pannello può confondere. Quindi noi, per non fare errori, andiamo a mettere il marcapunti, che significa che qui sarà l'ultimo punto che lavoriamo della riga, o il primo quando sarà dall'altro lato. Entriamo di nuovo, vedete, in ogni punto lavorando delle maglie basse. Quindi prendiamo solo la solina esterna, entriamo al centro, vedete, in ogni punto sottostante. E andiamo chiaramente a fare questo fino alla fine della nostra riga dove abbiamo messo il marcapunti. Quindi vedete, io arrivo dove ho praticamente il mio marcapunti, lo vado a togliere e vado a lavorare l'ultima maglia bassa per questa riga. Ed ecco che vedete, la lavorazione già prende forma, guardate com'è bello il punto. Adesso di nuovo una catenella, giriamo il nostro lavoro e dobbiamo andare ad iniziare un altro giro di punto eco nocciolina. Quindi io mi trovo, vedete qui che ho fatto la catenella, entro subito nel punto e lavoro una maglia bassissima e qui di nuovo vado a mettere il mio marcapunti. Ho iniziato con una maglia bassissima, filo sull'uncinetto una maglia mezza alta, una maglia bassissima, una maglia mezza alta, una maglia bassissima, una maglia mezza alta, bassissima, mezza alta, fino ad arrivare ovviamente alla fine della nostra riga dove abbiamo il marcapunti. Arrivo quindi, vedete, di nuovo nell'ultimo punto, tolgo il mio marcapunti e qui ho la mezza, vedete, mezza maglia alta, entro e lavoro la maglia bassissima. Una catenella, giriamo di nuovo il nostro lavoro e adesso andiamo a lavorare un giro di maglie basse. Quindi entro, vedete, nel punto subito e lavoro la prima maglia bassa, sempre in coste, rimetto il mio marcapunti e adesso vado a lavorare un giro di maglie basse in ogni punto. Quindi questa lavorazione sarà alternare un punto di maglie basse, un punto eco nocciolina, un punto di maglie basse, un punto eco nocciolina. Quindi andiamo a proseguire fino alla fine della riga dove abbiamo il marcapunti. Arriviamo quindi, vedete, di nuovo dove abbiamo il nostro marcapunti, lo togliamo e andiamo a lavorare l'ultima maglia bassa per questa riga. Ed ecco, vedete il lavoro come si presenta. Avrà questo effetto diverso che una volta completata la borsa vi posso dire che è veramente molto molto bello. Adesso non facciamo altro, una catenella, giriamo il nostro lavoro e andiamo di nuovo a lavorare un giro di punto eco nocciolina, un giro di maglie basse in costo, un giro di punto nocciolina, eco nocciolina, un giro di punto basso in coste. Quindi andiamo a fare questo per un tot di righe, io vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora, io ho proseguito, vedete? Allora, ovviamente avrei già potuto dirvi le righe, perché se noi nei lati abbiamo 44 righe, quindi 44 punti bassi nei lati, ovviamente anche qui dovremmo fare 44 righe e poi con il punto tutto intorno ci troviamo le stesse righe ovviamente che abbiamo ai laterali e andiamo a cucire. Però siccome io voglio praticamente realizzare qui il manico nella borsa, quindi una presa a mano, quindi non un manico lunghissimo ma un manico che ci permette insomma di prenderla e di aprirla più con facilità e poi dopo metterò una tracolla per quando praticamente non voglio portarla con le mani ma sulla spalla. Quindi che cosa faccio? Allora, qui abbiamo delle maglie dispari 51, quindi io per decidere la larghezza del mio manico vado a mettere un marcapunti sul 26esimo punto, quindi conto 26 e metto il mio marcapunti, poi vado a decidere più o meno l'apertura che voglio e io ho pensato di farla di circa 15 centimetri, quindi questa presa diciamo di circa 15 centimetri, quindi poggio il mio metro, vedete dove ho il marcapunti più o meno ovviamente e
faccio 7,5 di qua e 7,5 di qua, quindi 15 centimetri centrali. Ora, dove ho, vedete, qui metto il marcapunti per la distanza, ovviamente, che devo andare a calcolare. Quindi vedete la metà, che sarà circa 7,5, ho messo il mio marcapunti. Adesso non faccio altro che contare qui quante maglie ho e le stesse andrò a mettere di là. Quindi qui ho il punto, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sul quindicesimo vado a mettere il mio marcapunti. Di qua, vedete, ho il punto dove ho il marcapunti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, e qui vado a mettere l'altro marcapunti. Tolgo ovviamente questo centrale, perché insomma non ci serve più questo qua centrale, e avrò, vedete, una distanza centrale uguale, quindi qui e qui sarà uguale, ok? Una volta che abbiamo contato le nostre maglie, non ci possiamo sbagliare. Adesso io praticamente questo punto qui è il punto eco nocciolina. Quindi abbiamo detto che io ho lavorato 42 righe. Ovviamente qui ho il punto nocciolina quando le righe sono pari. Devo andare a lavorare quello che è il mio punto basso. Quindi io sono così ovviamente. Lavoro la mia catenella. Giro il mio lavoro, nel primo punto entro e lavoro la prima maglia bassa, in questa maniera qui. Metto sempre il marcapunti e adesso vado a lavorare le maglie basse in costa. Quindi entro nel punto subito dopo e lavoro una maglia bassa. Entro in quello dopo e lavoro una maglia bassa. Questo praticamente è il 43esimo giro che noi facciamo, quindi questa è la riga 43. Vado e lavoro un'altra maglia bassa, quindi arrivo, vedete, fino al marcapunti lavorando delle maglie basse. Allora arrivo, vedete, dove ho il mio marcapunti e lavoro la maglia bassa in questa maniera qui. Adesso io qui conto i miei punti, ho il primo punto che è questo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Chiaramente i punti sono dispari. 23 punti. Allora io che cosa faccio? A questi 23 punti, dovendo fare una catenella per il manico, aggiungo 5 punti in più, quindi lavoro 28 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 28. Lavorate le mie 28, vedete, catenelle. Metto la catenella così, dove ho il marcapunti lo tolgo in questa maniera qui. Entro all'interno e lavoro la mia prima maglia bassa da quest'altro lato, sempre in coste. Ecco qui come si presenta la catenella. Adesso andiamo a proseguire, ovviamente, per i restanti punti, sempre a maglia bassa. In coste in questa maniera qui, quindi arriviamo fin dove abbiamo il marcapunti, che è l'ultimo punto ovviamente che noi dobbiamo lavorare. Ed ecco qui che siamo arrivati. Lavoriamo, vedete, gli ultimi due punti della riga. Togliamo il marcapunti e lavoriamo l'ultimo punto a maglia bassa. Quindi la situazione, vedete, è questa. Eccola qua, ve la faccio vedere. È così, noi ci troviamo in questa maniera qui. Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare quello che è il 44esimo
giro, diciamo, la 44esima riga che sarà di punto e con nocciolina. Quindi guardate, io entro, come vi ho fatto vedere fino adesso, nel punto subito, vedete che viene, quindi non in quello dopo, e lavoro una maglia bassissima. Qui vado a mettere sempre il mio marcapunti. Anche se adesso non dobbiamo fare nessun tipo di giro, però lo vado a mettere così mi aiuterà a capire la riga. Filo sull'uncinetto, metto il filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro la mia mezza maglia alta. Nel prossimo, una maglia bassissima, filo sull'uncinetto e lavoro la mezza maglia alta. Una maglia bassissima, una mezza maglia alta. Andate a lavorare questa alternanza di punti fino ad arrivare alla catenella. Allora, noi arriviamo, vedete, nell'ultima maglia bassa del pezzo, diciamo, e quindi io ho la mezza maglia alta, entro qui prima di salire sulla catenella e lavoro la maglia bassissima. Adesso io qui ho, vedete, la catenella, come la devo lavorare? Ovviamente questa è rivolta dall'altro lato. Io che cosa faccio? Prendo solo questo anellino, vedete? Adesso devo lavorare la mezza maglia alta. Quindi cosa faccio? Prendo questo anellino e lavoro la mia mezza maglia alta. Così. Qui, vedete, ecco la catenella. Adesso io entro sempre in questo anellino e lavoro una maglia bassissima. Filo sull'uncinetto. Entro sempre in questo anellino e lavoro la mezza maglia alta. Entro nel prossimo, vedete, e lavoro una maglia bassissima. Filo sull'uncinetto, di nuovo nell'altro anellino, lavoro la mia mezza maglia alta. Quindi andiamo a lavorare in questa maniera qui sulla catenella. Ovviamente qui lavoreremo i punti bassi fino ad arrivare al marcapunti. Allora, una volta vedete che io lavoro l'ultima catenella qui, ho la maglia bassissima, filo sull'uncinetto e lavoro la maglia mezza alta. Una maglia bassissima di nuovo, una maglia mezza alta e arrivo al marcapunti. Quindi una volta vedete che io ho completato la mia lavorazione, ovviamente da quest'altro lato. Io adesso vi giro la borsa e vi faccio vedere. Questa è la parte ovviamente frontale che noi vedremo. Ok? Ovviamente quando adesso andiamo a lavorare, andiamo a guarnire con il punto basso tutto intorno, ovviamente anche qui faremo la stessa cosa. Adesso, quindi prendiamo il nostro filo e andiamo a realizzare un punto tutto intorno al pannello. Quindi adesso vedete, mettiamo frontalmente il nostro pannello in questa maniera qui, dove abbiamo qui, vedete, il primo proprio punto che abbiamo lavorato. Vedete, questa è la prima, come potete vedere, maglia bassa. Entriamo qui, che sarà la prima riga che noi andiamo a lavorare. Quindi prendiamo il nostro filo in questa maniera qui, ci leghiamo con una solina. Adesso entriamo nel prossimo punto, quindi voi calcolate che ogni riga che avete lavorato è un punto basso, quindi dovete individuarle bene. Questo è il punto eco nocciolina, io entro qua al centro e lavoro una maglia bassa. Questa è la riga di maglie basse, entro e lavoro una maglia bassa. Riga di punto eco nocciolina. Una maglia bassa, punto maglie basse, entro e lavoro un'altra maglia bassa, punto, vedete, del punto, riga del punto nocciolina, una maglia bassa. Quindi andiamo a lavorare tutte le maglie basse in questa maniera qui per ogni riga fino ad arrivare qui all'angolo sul nostro punto. Allora, qui è il punto nocciolina, questa è la riga, vedete? Quindi io entro già qui e lavoro la mia maglia bassa in coste, lavoro la seconda e poi vado a lavorare tutti i punti ovviamente a maglia bassa in coste. Adesso
arriviamo chiaramente fino al manico. Quando arriviamo, vedete, all'altezza del manico, non facciamo altro che proseguire le nostre maglie basse come si presentano, quindi dobbiamo solo lavorare a maglia bassa. Quindi sul punto, vedete, entriamo normalmente a maglia bassa così, sempre in coste ovviamente. Ora non facciamo altro che proseguire, quindi la lavorazione di maglie basse in costa su tutto il manico. Qui ovviamente dove abbiamo il marcapunti, che è l'ultimo punto, lavoriamo le nostre due maglie basse in costa e poi lavoriamo le maglie basse in ogni riga fino ad arrivare qui. Allora ragazzi, una volta che sono arrivata qui, guardate, dove io ho la legatura del pannello. Io ho da lavorare, questo è il punto di nocciolino, questa è l'ultima riga che devo andare a fare la maglia bassa. Quindi entro, vedete, lavoro la maglia bassa così e c'è poco da fare. Guardate, ho lavorato in modo che ho finito praticamente le mie righe da lavorare sul contorno. Allora io qui taglio un po' di filo abbondante così andrò anche a lavorare il laterale. Ok, quindi andiamo a tirare così il filo e abbiamo terminato perché poi non c'è bisogno che adesso chiudiamo perché poi vedete piegando vediamo che c'è il punto lavorato. Allora, quando abbiamo finito uno dei due laterali, è ovvio che se abbiamo lavorato secondo le istruzioni, noi andiamo a trovarci in maniera perfetta all'altezza sia del pannello che del laterale. Ok? Adesso che cosa facciamo? Adesso non dobbiamo fare altro che andare a lavorare ovviamente l'altro pannello. Quindi andate a mettere il pannello ovviamente rivolto verso di voi così. Ok? Quindi andiamo a mettere il pannello rivolto verso di noi in questa maniera qui. Dove abbiamo, vedete, l'altro laterale, abbiamo ovviamente i marcapunti e andiamo a realizzare il pannello esattamente uguale come questo. Quindi con le stessissime istruzioni voi andate a realizzare frontalmente l'altro pannello. Allora, una volta che noi abbiamo lavorato, vedete, entrambe i pannelli frontalmente, questo sarà il risultato. Questi sono i laterali, il fondo e i due pannelli. Adesso non dobbiamo fare altro che andare a cucire questa parte, a questa parte qui, questa parte di qua e ovviamente quest'altra parte da questi altri due lati. Quindi andiamo a fare quattro cuciture nei lati. Quindi adesso inizio. Io avevo lasciato, come man mano che lavoravo, vi ho detto che ho lasciato del filo e inizio, vedete, a cucire uno dei lati. Allora io mi trovo in questa maniera qui, vedete? Entro in questo punto qui e vado a chiudere, per così dire, il punto in questa maniera. Adesso non faccio altro che andare a cucire cercando sempre di far combaciare i punti frontalmente. Quindi io mi trovo così, entro nel punto frontale qui e vado a cucire in questa maniera qui. Qui vedete dove ho il punto, entro in questa parte qui e entro da quest'altra parte così. Adesso entro sempre frontalmente, quindi dalla parte frontale a quella sul davanti, quindi poi vado sempre al fianco del punto e frontalmente. Tenendo presente che dove non siamo entrati, vedete, io qua sono entrata, quindi vado così e vado così. Il modo di cucire ovviamente i laterali è soggettivo. A me piace cucirli così,
Ma c'è chi preferisce cucirli magari con l'uncinetto, quindi insomma voi questa parte qui potete ovviamente cucirla come preferite. Io vado a proseguire ovviamente fino ad arrivare al bordo. Quindi arriviamo, vedete, negli ultimi punti da cucire e andiamo a completare la nostra cucitura. Ovviamente dobbiamo tenere presente che la cucitura deve essere saldata bene, perché altrimenti rischiamo che il punto si apra. Quindi noi entriamo più volte, vedete, nello stesso punto, l'ultimo punto chiaramente, in questa maniera qui. E andiamo a chiudere. Entro di nuovo, vedete, così. Allora vi faccio vedere, scusate, è uscito fuori dall'inquadratura, entro di nuovo così, in questa maniera qui, e vado a chiudere il punto così. Allora, voglio farvi vedere bene. Mi trovo così, vedete, entro da questa parte, entro da quest'altra parte così, e rientro di nuovo in questa maniera, perché io voglio saldare bene il punto. Quindi chiudiamo bene, entriamo così dal centro e andiamo a chiudere centralmente così al centro qui. E abbiamo, vedete, chiuso. Andiamo ovviamente all'interno e andiamo a nascondere il nostro filo. Quindi entrate ovviamente ogni volta che avete finito la cucitura e andate a nascondere il filo all'interno e lo saldiamo con il nostro accendino. Quindi adesso andiamo a proseguire come vi ho fatto vedere qui, sia in questo lato qua che gli altri due lati, ovviamente da quest'altro lato della borsa. Quindi una volta vedete che io ho cucito i miei laterali, questo sarà il risultato finale. Quindi una bella borsa capiente, bella grande, con un laterale e un fondo, vedete, abbastanza ampio. Quindi adesso io vado ovviamente, io ho deciso di foderare ovviamente questa borsa perché si terrà su bella solida. Io vi consiglio per la fodera di farla di feltro. Nel box informazioni vi metto il link per realizzare la fodera. Vado a mettere una decorazione e a realizzare anche una tracolla. Allora, per la tracolla io l'ho realizzata in questa maniera qui, vedete. Ho comunque anche un video su come realizzare una tracolla. Ho realizzato 150 catenelle, una riga di maglie basse, una riga di punto e con noccioline, una riga di maglie basse, vedete, in questa maniera qui. È di circa 80 centimetri più o meno la lunghezza, quindi 150 catenelle, realizzate tre righe alternate così. Oppure nel box informazioni vi metto proprio come realizzare una tracolla, con praticamente che potete praticamente mettere la misura, insomma la fibbia, e quindi farla anche più lunga o più corta, insomma vi do delle indicazioni. Detto questo, io spero che il tutorial vi sia piaciuto e vi saluto al prossimo video.